scatta da oggi obbligo di autocertificazione per residenti e commercianti e scattano le multe. E nella città che si svuota dalle macchine tornano gli artisti di strada, 47 le domande presentate a Cassugana dall'inizio dell'anno. Ma al tempo uno tsunami per il turismo e il settore del terziario, così il governatore Zaia che chiede l'intervento del governo. Frane sulle strade provinciali, Sant'Artemio fa la conta dei danni dei nubifragi di agosto, 2 milioni di euro. Centenario della morte di Papa Pio X, la diocesi accoglie l'invito di Papa Francesco e apre le chiese a coppie di fatto e divorziati. Coltivava la marijuana nel casolare dell'anziana nonna a Casale, arrestato dai carabinieri un operaio di 24 anni. Falcio selvaggio lungo la restera all'isola di Villa Pendola, le proteste di voi telespettatori e la replica dell'ente parco del Sile. Basket, parte l'avventura del De Longhi Treviso in Lega 2 Silver, l'entusiasmo di Vazzoler, la determinazione di Pilastrini. Buonasera dalla redazione di TG Treviso, dunque partiamo dalle zone a traffico limitato in centro città, perché da oggi scattava l'obbligo di autocertificazione per i residenti e i commercianti e sono arrivate anche le prime multe. Intanto nella città che si svuota dalle macchine tornano gli artisti di strada. Vigili urbani inflessibili con chi, ed erano i più, non ha rispettato le nuove zone a traffico limitato del centro. Da oggi scatta l'obbligo per i residenti e i commercianti dei negozi dell'area interessata, quelli cioè che hanno comunque diritto d'accesso, di esporre l'autocertificazione in attesa del pass del comune. Ne abbiamo filmata solo una, cruscotto sgombro nelle altre auto parcheggiate. Ed ecco allora la polizia locale in azione. Altre tre le sanzioni, che vanno a sommarsi alle 38 già elevate dall'avvio di questa nuova pedonalizzazione. Per il vice sindaco Roberto Grigoletto, via via i trevigiani impareranno, come dimostra l'elevato numero di richieste di permessi già presentate in comune. I cittadini hanno prontamente compreso il provvedimento e hanno rivolto istanza al comune per ottenere i relativi permessi. Al momento sono 96, riguardano sia residenti che commercianti che cittadini che abitano in questo primo quadrante interessato alla pedonalizzazione e che non hanno il garage. Quindi devo dire che la risposta è incoraggiante perché tutti quanti sono messi in regola. Centro che si svuota dalle auto e che presto potrebbe di nuovo riempirsi di artisti di strada, banditi dalla città dallo sceriffo Giancarlo Gentilini. 47 dall'inizio dell'anno le richieste di permesso per la città, arrivate a Cassugana, vale a dire quasi 6 al mese. Dopo l'introduzione del nuovo regolamento di polizia urbana che consente esibizioni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 23. Funambuli, giocolieri e saltimbanchi torneranno a fare capolino, tanto che saranno loro la cornice di Treviso Creativa, l'evento autunnale a cui sta lavorando l'assessorato alle attività produttive. Veniamo al maltempo. Il governatore del Veneto Luca Zaia interviene nuovamente sulle conseguenze per il turismo. Stiamo raccogliendo i dati riguardanti i danni causati dalle calamità nei nostri territori da presentare a Roma, dice. Il presidente regionale di Confcommercio ribatte: le domande sono tante, di sicuro ce n'è per tutti, conviene puntare su sgravi fiscali per i nostri operatori. Il Veneto pronto all'ennesimo attacco da parte del maltempo, sotto forma di allerta della Protezione Civile che riguarda il territorio regionale fino a giovedì compreso. Difficile alzare la testa in queste condizioni, ma il governatore Luca Zaia conferma di essere già al lavoro per completare la lista dei danni da presentare a Roma. Ci sono tutte le condizioni per valutare lo stato di crisi, conferma. Posizione condivisa da Massimo Zanon, presidente regionale di Confcommercio. Ben venga lo stato di calamità per il turismo, afferma, ma un'altra cosa è riuscire ad ottenerlo. Noi la calamità non la dobbiamo chiedere, perché, ma però il vero problema per una categoria di gente concreta è quello che portiamo al socio, non quello che chiediamo. Allora chiediamo la cosa massima, ben sapendo che è difficile averla perché ogni regione ha avuto una calamità e quindi a chi chiediamo i soldi se non ce ne sono neanche per tutti i giorni? Allora vogliamo essere più concreti, diciamo, ma che vada, non essendo possibile avere la calamità, si vada a lavorare per quanto riguarda una elasticità maggiore sulla tassazione delle imprese. Se poco o niente si può sperare sul versante dei risarcimenti erogati dallo Stato, conviene puntare su sconti, sgravi o dilazioni nei pagamenti delle imposte dovute al fisco. La cosa più sensata è dire, guardate, se la regione si fa carico di chiedere la calamità naturale, sapendo che dal governo oggi è difficilissimo avere dei ritorni, perché poi tutti chiedono, vediamo se almeno a quel territorio si può dare una tassazione che al posto di essere
la classica possa essere divisa in 24 mesi, 36 mesi. Coldiretti di Verona gli fa eco. Una stagione simile è davvero difficile da dimenticare. Giusto che ci sia un ristoro per i settori, turismo, agricoltura, ma anche artigianato e industria, che hanno patito perdite economiche. Di nuovo tutti a cercare di minimizzare costi e spese, ancora tutti in apprensione di fronte alla preannunciata ondata di maltempo. E per il maltempo di agosto la provincia di Treviso ha calcolato danni per 2 milioni di euro. Dopo un attento lavoro di analisi e ricognizione effettuato dai propri tecnici, Sant'Artemio ha redatto uno studio dettagliato dei danni sulle strade provinciali, con particolare riferimento ai giorni della tragedia di Refrontolo. Per la zona proprio di Refrontolo, Cison, Tarzo e Follina, l'ammontare dei danni è di 600.000 euro. Per gli altri comuni colpiti nel corso del mese dal maltempo, Pederoba, Valdobbiadene, Nervesa, Vittorio Veneto, Cavaso e Borso, si stimano 1.352.000 euro. La provincia era intervenuta subito nell'emergenza ripulendo le strade e rendendo accessibile la viabilità già nella notte e il giorno successivo agli eventi atmosferici, ha sottolineato il presidente Leonardo Muraro. Manderemo questi dati alla regione per la richiesta dello stato di calamità. Voltiamo pagina. Coppie di fatto, separati, divorziati, invitati a pregare dalla diocesi nelle chiese della Marca, dove in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte di Papa Pio X sono previste questa sera e fino a domani mattina veglie e adorazioni. Apriranno le porte 5 chiese della diocesi: Riese, paese natale di Papa Sarto, il monastero della Visitazione a Treviso, la cappella dell'adorazione a Ciano del Montello, Salzano e il piccolo rifugio a San Donà di Piave. La chiesa trevigiana non è dunque rimasta sorda all'invito di Papa Francesco, come conferma il cancelliere vescovile Monsignor Giuliano Brugnotto ai nostri microfoni. Io incontro non raramente situazioni di persone che hanno vissuto un po' un fallimento matrimoniale e la prima percezione che hanno è quella un po' del giudizio nei loro confronti. Un giudizio che non è esplicito da parte della comunità cristiana, ma loro lo avvertono. Allora, com'è che la comunità cristiana può farsi carico di queste persone che spesso hanno un vissuto ferito e necessitano di una vicinanza, di una condivisione? E qui si è pensato a un segno. Vivere questo appuntamento di incontro con il Signore aperto a tutti, veramente, quindi come segno di Chiesa che è ospitale verso tutti. Alcune coppie di sposi si sono incaricate di contattare amici, altre coppie, sia di persone che convivono o che sono fidanzati, per offrire loro questa possibilità. È più nella logica di un segno di una chiesa che si fa vicino e che si apre a tutte le realtà. E ora veniamo allo spazio dedicato alle vostre segnalazioni, perché alcuni di voi ci hanno chiamato per farci vedere uno sfalcio selvaggio lungo la Restera. Allora siamo andati a filmarlo e poi abbiamo chiesto conto al presidente dell'Ente Parco del Sile. Isola di Villa Pendola, ai confini tra Silea, Casiere e Sant'Antonino. Lungo la Restera, uno sfalcio di erba e ramaglie che a molti frequentatori del tratto che costeggia il vecchio ramo del Sile non è piaciuto. Tanto da chiamare Rete Veneta per denunciare quello che per molti amanti delle passeggiate all'aperto non è stato davvero un bello spettacolo. Rami pendenti, tronchi scorticati e per terra il risultato di un intervento eseguito senza formalizzarsi troppo. Immagini eloquenti per i telespettatori che ci hanno chiamato. Pronta la risposta dell'Ente Parco Sile, che ribalta completamente la prospettiva. Effettivamente le lamentele che riceviamo di solito sono proprio per il contrario, che l'Ente Parco non fa le manutenzioni. Noi cerchiamo, ci mettiamo tutto l'impegno per poter mantenere tutti questi chilometri di piste ciclopedonali e avere l'aiuto, il senso civico di qualche cittadino ci aiuta molto, ed effettivamente l'aver tolto gli infestanti, quindi edere e rovi dagli alberi, ci fa solo che piacere. L'intervento è stato fatto eseguire da un privato. Il presidente del parco ammette che si poteva fare di meglio, ma tocca accontentarsi. E su tanti metri di piste ciclopedonali alle volte si esagera con gli sfalci fatti magari in malo modo. Però comunque, voglio dire, gli alberi tagliati non sono proprio alberi tagliati, sono alcuni rami. Ecco, per cui per voi non c'è nessuna infrazione? No, assolutamente. Va da sé che le piante e la natura in genere andrebbero trattati con maggiore delicatezza. Ma a quanto pare è ancora una questione di singole sensibilità.
In ogni caso ai cittadini Torresan chiede di continuare a fare la loro parte. Di segnalarci eventuali disservizi o comunque alberature cadenti o pericolanti, perché noi cerchiamo di intervenire prima possibile. Quindi se avete qualcosa da segnalare o tramite mail o telefonicamente, noi siamo sempre attivi. E sulle ripetute segnalazioni anche agli organi di stampa di problematiche legate proprio alla zona del Parco del Sile è intervenuto nei giorni scorsi anche il governatore Zaia, che ben conosce l'area e le sue risorse dal punto di vista ambientale e turistico, e da lui all'ente parco è venuto un chiaro monito. È un grande elemento di promozione turistica in una provincia che fa 1.800.000 turisti, una provincia di poco meno di 850.000 abitanti. Però vorrei anche ricordare che il Parco del Sile ha delle competenze. Io non conosco bene queste segnalazioni, però se sono in questa direzione della passerella rotta piuttosto che altre cose, bisogna che si rimbocchino le maniche e facciano veloci, anche perché siamo i supplementari. E ora la cronaca: è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico l'altra notte il 21enne di Motta di Livenza, che si è tuffato in mare domenica dalla vecchia rocca di Duino a Trieste. Nell'impatto con l'acqua ha riportato una lesione spinale che potrebbe costargli una paralisi. In tre dovevano compiere quell'atto di coraggio. È arrivato in ospedale in condizioni estremamente serie ed ora è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cattinara. Il giovane 21enne di Motta di Livenza, che domenica si è tuffato in mare da una falesia sotto il castello vecchio di Duino, ha riportato un trauma spinale e la dislocazione di alcune vertebre lombari. Lanciatosi da un'altezza di 30 metri, il giovane si è sbilanciato, impattando violentemente con la schiena alla superficie del mare. Un tuffo che potrebbe costar caro al ragazzo, classe 93, in vacanza con alcuni amici ad Aurisina. Domenica, infatti, i tre si sono incamminati fino alla rocca dove ci sono i ruderi del vecchio castello. Giunti alla falesia, il giovane si è sporto per lanciarsi in un tuffo acrobatico. Nel lancio nel vuoto, però, il corpo del ragazzo si è sbilanciato, facendo una capriola all'indietro ed impattando di schiena sulla superficie del mare. Un colpo violentissimo che il ragazzo ha avvertito immediatamente, perdendo la sensibilità delle gambe e spingendolo a riemergere subito dall'acqua per chiedere aiuto. Sul posto a soccorrerlo sono giunti un gommone della capitaneria di porto ed un'ambulanza del 118. Dopo averlo stabilizzato, è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cattinara, dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico durato tutta la notte. Attualmente le sue condizioni sono stazionarie. Solo nei prossimi giorni si potrà sapere se riuscirà a riprendere l'uso delle gambe. La prognosi rimane riservata. Ancora cronaca nel prossimo servizio, a cominciare dall'arresto di un operaio di Casale sul Sile che aveva trasformato in una serra per la coltivazione della marijuana il vecchio casolare della nonna. Coltivava la marijuana nel casolare dell'anziana nonna. I carabinieri hanno arrestato ieri mattina un operaio incensurato di 24 anni per detenzione di stupefacenti. I militari stavano ispezionando la zona per un controllo in materia di armi, ma il forte odore di marijuana li ha portati fino al vano ricavato nel sottotetto, dove c'erano circa 200 grammi di stupefacente essiccato e tutta l'attrezzatura per la coltivazione in ambienti chiusi, lampada, argilla espansa, fertilizzante. Una volta accertato che era il nipote a servirsi dell'edificio, il 24enne è stato arrestato e posto ai domiciliari. È ricoverato in gravi condizioni al Cafoncello di Treviso, un 44enne di Marostica, rimasto coinvolto in un grave incidente stradale ieri sera intorno alle 23 a Musano, nello scontro tra la sua auto e un altro veicolo. Il sinistro è accaduto all'incrocio tra via San Sisto e via Marzelline, sul posto il SUEM, che ha immediatamente trasportato il ferito al pronto soccorso. Non si sono fermati neppure davanti al cibo per i bisognosi, i ladri che la notte tra domenica e lunedì hanno razziato il magazzino del banco alimentare allestito dall'associazione Una Mano Tesa per Aiutare alle ex scuole elementari di via Sant'Andrea a Ponzano. Spariti 50 kg di pasta e 13 di formaggio. I malviventi hanno scassinato la porta al pian terreno, entrando nei locali e svuotando frigo e scaffali. Il furto è stato denunciato ai carabinieri. Vandalo dell'auto Velox individuato e denunciato dalla polizia locale di Mogliano. Si tratta di un trentenne di Treviso che circa un mese fa aveva abbattuto, colpendola ripetutamente in retromarcia, la colonnina per il controllo della velocità installata in via Marconi, all'altezza del collegio Astori. Grazie a testimonianze e telecamere di sorveglianza, qualche frammento di auto trovato sul posto, i vigili sono riusciti a risalire al responsabile, che ora, oltre alla denuncia, si vedrà addebitare anche i danni.
Siamo ora allo sport, è partita con il raduno in Ghirada l'avventura in Lega 2 Silver del Treviso Basket, un entusiasmo davvero da primo giorno di scuola per il presidente Vazzolere, poi la voglia di vittoria di coach Pillastrini. La palestra della Ghirada, il Palaverde, una squadra di giovani talenti e Stefano Pillastrini in panchina, passato e futuro insieme per il raduno del De Longhi Treviso Basket che esordirà il 5 ottobre contro la Viola Reggio Calabria in Lega 2 Silver. Sugli spalti appassionati di ieri e di oggi che Paolo Vazzoler vuole rivedere a Villorba, per lui entusiasmo da primo giorno di scuola. E vai, finalmente, il primo giorno di quest'anno importantissimo, è un anno nuovo, campionato nuovo, squadra nuova, tecnico nuovo, ci sono tantissime novità e speriamo anche tantissimi nuovi, o meglio, anche vecchi tifosi che vengono a farci compagnia a Palazzetti. Prime sensazioni positivissime, non sembra di essere una Lega 2 Silver, ma sembra di essere una squadra, una città di Serie A, c'è tantissimi giornalisti, tantissimi tifosi, non dico tanta pressione, ma c'è molta energia, ecco, molto molto bello. Prima squadra juniores che quasi si confondono, talenti che ancora devono dare il massimo. Per coach Pillastrini ci sono tutti gli ingredienti per vincere questa scommessa. Una cosa veramente stimolante, veramente coinvolgente, oltretutto in un ambiente che ha fatto vedere grande entusiasmo, quindi che vuole crescere in un momento così difficile in cui tutti sono più preoccupati delle difficoltà che non dei sogni, invece è una città che sta sognando in grande, è una cosa bella. Basket trevigiano che guarda avanti, ma al Palaverde a molti torneranno in mente le prodezze dei grandi di ieri. Bisogna sicuramente guardare al passato con rispetto, ma non con paura. Bisogna trarne stimolo, sappiamo che da qui sono passati grandissimi campioni, è stata fatta la storia della pallacanestro. Purtroppo ora è un'epoca che è passata, però bisogna cercare di sostenerci per quello che siamo adesso. Saremo una squadra sicuramente che spero faccia divertire e darà tutto in campo. E per lo sport c'è da registrare anche la seconda medaglia arrivata questa settimana nella Marca, dopo il bronzo agli europei di nuoto per Beatrice Callegari, la campionessa di sincronizzato di Fossalunga. In festa anche Treville per l'argento della giovanissima scrimitrice Eleonora De Marchi alle Olimpiadi Giovanili in corso a Nanchino in Cina. Eleonora ha conquistato il secondo posto nella gara di spada, la studentessa del liceo Giorgione ha dominato la semifinale cedendo però in finale all'avversaria coreana, per Castelfranco una grandissima soddisfazione che fa naturalmente ben sperare per il futuro della giovanissima atleta. Troppo poveri per pagare le tasse, è il titolo della puntata di Focus, il talk show di Rete Veneta in onda questa sera alle 21.05. La pressione sale ai massimi storici ma le entrate calano. E a luglio è stato record di italiani che hanno chiesto di rateizzare le tasse perché non riescono a pagare. In studio con Ferdinando Avarino stasera ci saranno Manuela Lanzarin, Paolino Barbiero, Stefano Bonaldo, Luca Silvestrone, Fabio Bui e Andrea Michielan. È tutto per questa sera, TG Treviso termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, appuntamento a domani e una buona serata a tutti, arrivederci.